Ciao a tutti ragazzi, allora facciamo un nuovo episodio col nostro Green Down. Cominciamo subito, giustamente non vedo il motivo per cui dovremmo indugiare. Abbiamo appena sbloccato il nostro teletrasporto, quindi vediamo un po' magari di sistemare l'equipaggiamento se c'è da sistemarlo e eventualmente andare subito per il nostro gate e vedere che cosa c'è da fare. Abbiamo le due stelline, vediamo un po' se abbiamo concluso una delle due quest. No, la prima non l'abbiamo conclusa. E la seconda neanche. Mi stanno sentendo zombaci a rompere le palle. Chi vi ha chiamato? Ah, vedi, dobbiamo ammazzare un po' di zombie, 15. Quindi direi di aspettare un attimo, ammazzare un po' di zombie qui in giro. Tanto non sarà assolutamente un problema. Ah, abbiamo droppato qualcosa. Quando abbiamo sbloccato quella specie di pacarozzi, ce li ritroviamo dappertutto. Fanno ora abbastanza schifo. Oh, vada la finita. Allora, è difficile perché dobbiamo ammazzare degli zombie particolari, Rotten Soldier Slime, ovviamente non sono così reperibili come pensavo io, se no ce li segnalerebbe mentre li uccidiamo. Perché non me lo tacchi? Sei piccolo piccolo, rompi una cifra alle palle. Questo è un normale Walking Dead. Non sono assolutamente quello che ci serve a noi. Questo è un soldier. Penso che dovremmo andare più avanti per trovare i nostri soldier, perché qui sono quasi tutti Walking Dead. Palline rompono veramente le scatole perché hanno un danno abbastanza elevato. Ovviamente non mi sto cagando la roba che potrebbe essere caduta a terra, perché posso anche farlo in separata sede, tanto basta che faccio un giretto qui intorno. Se abbiamo tralasciato qualcosa me ne accorgerò. Ecco, è già caduta un'arma magica. Perfetto, abbiamo preso un altro soldier. Questi che tirano sta schifezza non sono soldier, però hanno noia comunque. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo trovato. È meglio della nostra Mace. Direi di equipaggiarla. Per il resto non abbiamo preso niente veramente eclatante, abbiamo trovato degli stivali. Gli stivali in qualsiasi caso sono meglio dei nostri, quindi mettiamoli. Perfetto, andiamo avanti. Avevo dimenticato un cappellino perché sto tenendo premuto il tasto, perché purtroppo c'è anche il difettino del gioco che se noi teniamo premuto il tasto non possiamo attaccare, dobbiamo mollarlo. Quindi se attacchiamo non possiamo vedere se ci casca qualche oggetto. Molto spesso è facile trovarli o reperirli gli oggetti. Ma che cazzo fa? Che c'è il morbo di Parkinson? Mamma mia! Questo era un soldier. Mazza il soldier, mazza quest'altro soldier. 7 soldier, non male. No, dicevamo. Se purtroppo se stiamo attaccando non vediamo sempre i drop, quindi dobbiamo andare a intuito. Ci dovrebbe ridroppare il libro. L'avevamo già letto. Opla, scusate. L'abbiamo già letto, però lo rileggiamo. Anche se non ci ridarà i pix, perché ce li dà solo quando abbiamo preso 4 punti. Li spenderei dopo, perché adesso
Non possiamo permettercelo. Siamo in mezzo alla Marmaglia, non possiamo permetterci di perdere neanche un mezzo secondo. Qui c'è un cadavere. Ecco, questa volta abbiamo visto gli oggetti cadere. Perfetto, un paio di scarpe. Tanto non penso che siano meglio delle mie. Qui non possiamo passare. Dobbiamo fare il giro. Rottura di scatole. Però magari incontriamo qualche altro soldier. Mica si prendono questi cazzaroli di bagarozzi. State antipatici. Che poi ne fracassi 70.000 con un colpo, quindi non è che siano così pericolosi. Il problema è che sono, si taggano male, quindi è un bel problema. Vediamo se c'era qualche oggetto, perché qui faccio la marmellata, ma poi c'era qualcosa, non l'ho mica vista perché abituato a giocare a Diablo, io non è che vado a vedere molto se droppa qualcosa, perché di solito quando droppa qualcosa fa addirittura il rumorino Diablo, quindi se casca anche un oggettino insignificante lo sentiamo, poi sono ben visibili, non è che dobbiamo premere tasti per vedere se cade qualcosa, c'è la scritta. Come see what's left of my wares. Comunque, un'arma a due mani. Le armi a due mani sì, sono molto carine, però ovviamente noi non abbiamo il personaggio per usarlo, perché da 1383 sarebbe ottimo, ma noi usiamo un personaggio che usa due armi, quindi siamo totalmente fuori strada con proprio l'idea stessa del personaggio. A me non piace prendere personaggi e fare un po' così, usare qualsiasi cosa, perché se è stato speccato per fare una cosa deve fare quella, non può usare altri tipi di armi, se no prendevo il soldier, che ovviamente potevo benissimo non speccarlo con spada e scudo, ma benissimo con un'arma a due mani che fa parecchio danno anche così, anzi ha altre skill addirittura per fare quello, quindi la cosa non è male. Vediamo un po' le nostre nuove armi. Abbiamo tante armi, abbiamo zero soldi, sinceramente siamo veramente sforniti a materiale monetario. Purtroppo i soldi sono pochi, scarseggiano, non possiamo permetterci di comprare nulla. Questo elmetto non è male, 34 di difesa, quello che ho equipaggiato nostro ne ha solo 24, il costo non è neanche tanto alto, direi di comprarlo perché meglio essere ben protetti. Ah, abbiamo trovato un nuovo tipo di guanti, questi sono molto meglio degli altri, visto che costano poco direi di comprare anche questi. Man mano cerchiamo di equipaggiarci sempre meglio, perché anche se l'equipaggiamento non è magico, non importa, perché ci fornirà comunque il supporto che ci serve. Ah, qui dobbiamo parlare con questo che ci sbloccherà la quest e ovviamente ci darà l'accesso all'altra area, che ovviamente visiteremo in separata sede, perché adesso dobbiamo finire di esplorare l'altro lato della mappa. Allora, ragazzi, diciamo di non perdere più di tanto tempo, prendiamo il nostro teletrasporto e facciamo un pezzettino dell'altra locazione, faremo un pezzettino qui, cercheremo di aprire più mappa possibile da questa parte e ovviamente ci fermeremo un attimo perché per arrivare da qui all'altra locazione penso che sia piuttosto lunga, quindi non penso di riuscire ad arrivarci in una sessione, però cercheremo di livellare il più possibile. Anche perché abbiamo perso un po' di tempo per questo pezzettino, certo non è che abbiamo perso un granché, però è sempre del tempo impiegato, che ovviamente questi sono molto molto ignoranti. Vediamo se la pozione, perché bisogna mai dimenticare che bisogna bere tante tante pozioni. Ovviamente purtroppo, come in Diablo 3, abbiamo il cooldown delle pozioni, quindi la cosa non è molto, non è che mi piaccia tantissimo, perché per dirti, invece a Sacred 2 noi possiamo bere tutte le pozioni che abbiamo finché noi abbiamo pozioni all'interno del nostro zaino, quindi possiamo bercele a nastro, come si dice, senza avere nessun cooldown tra una pozione e l'altra, perché sinceramente
me il gioco piace anche così, perché se sto in crisi non voglio rischiare che non posso curarmi perché non ho un cavolo di pozione da usare, perché in realtà c'è il cooldown che ti frega. Cooldown è una bella sola. Prendiamo tutta la roba, ne ho lasciata sicuramente altra indietro, però che palle ste zanzare. Zanzare veramente rottura di scatole. Comunque, un gioco veramente che merita. Io continuerò sempre a dirlo fino a che ci avrò la possibilità. Perché non bisogna mai sottovalutare i videogames perché non ci si gioca. E poi, insomma, per un gioco in accesso anticipato già ti fornisce tantissimo, ma veramente tantissimo intrattenimento. Pochi bug. Ma ecco, dovrei andare da questa parte. Torven. Però non credo che possa arrivarci da qua, perché c'è sta il lago di mezzo. Infatti da qua non ci si arriva. Devo trovare uno sbocco. Sì, c'è il nostro simboletto in testa che non so che stavano a fare. Forse se volevano magnato cristalli. Di qua non ci si arriva. Vediamo un attimo. Forse devo fare il giro, infatti sì, si può fare il giro, facciamolo. Perché se c'è una scritta, sicuramente c'è qualche cosa da fare per la nostra quest. Non la scarterei. Siamo arrivati. Eccolo, infatti, siete. Adesso che cavolo, mi pare quello di Van Helsing. C'è il negoziante che ci fornisce. Ah, bello, bello. Mazza, che completino. Caruccio, però costa un fottiglio di soldi. Proprio fottiglione di soldi. Ah, bello, perfetto, altri pezzi per craftare. Sinceramente dovrei vedere se in città c'è qualche baule, roba del genere, perché sinceramente ho veramente bisogno di mettere la roba. Vedi, c'è il cappellino, quello ignorante. Carino, ci piace. Questo che è una spallina, perfetta. Questa però già ce l'abbiamo. E poi costa troppo. La nostra spallina è uguale alla nostra. Armi corpo a corpo, che c'hai? Certo, armi veramente. Ammazza questa. È una one hand? Cazzo, una one hand. Non male questa. Però ci abbiamo 92. Questa me la valuta 26. Questa me la valuta 15. Purtroppo non ci abbiamo tutti sti grandi soldi. Questi ci rivaluta 20. 10, 10. Questo è un quest item. La cosa che mi chiedo io, perché mi metti il prezzo a un quest item? Cioè, è una stronzata. Perché secondo voi mi devo vendere un quest item? Cioè, se è della quest non dovrebbe essere né vendibile né tradabile. Comunque sistemeranno forse anche questa cosa qui. Allora, sinceramente io voglio questa. Ah, quest'arma la voglio per forza, quindi vediamo quella che. Questa ci dà più danno, però costa di meno. Questa invece non ci dà tantissimo danno, però costa di più. Io mi venderei questa. Abbiamo guadagnato 118. Sinceramente, beh, degli scrap di metallo non me ne frega niente. Ognuno di questi vale 20. Questa va, costa 170. Rivendiamo. Allora, siamo arrivati a 158. Vediamo qualche altra cosa che potrebbe valere dei soldi. Questo mettilo qui perché non dà solo fastidio. Non abbiamo anelli, quindi non possiamo. Ecco, adesso possiamo acquistarla. Perfetto. Tutta sta roba la ritroveremo, tanto non è quello il problema, solo che sono un po' fissato con questa cosa del danno. Poi un'arma nuova fa sempre comodo averla.
A posto. Level up. Comunque il livello si vede da qua, quindi abbiamo 7 punti da spendere. Allora, vediamo un po'. Ok. Qui non so se c'è. No, non possiamo ancora arrivare. Cioè, ci sono altri 5 punti da spendere. Io comunque spenderei un altro punto qua perché ci dà altro danno. Un punto qua. Minchia. Prendi subito, immediatamente. Anzi, io ci spenderei un altro punto che ci dà più difesa ancora, la paura. Perfetto, proviamo il nuovo attacco. Questo ci dovrebbe consentire un attacco massiccio. Tocca testarlo. Sì, molto massiccio. Massiccissimo proprio. Voi ragazzini, non avete capito con chi avete a che fare. Ho preso proprio poche sberle. Ho droppato una necklace. Abbiamo droppato un altro dei 3 quest item, quindi me ne manca uno solo. Non male la cosa. Qui c'è una caverna. Ah, qui c'è un altro quest item, però devo liberarmi di tutta sta marmellata di gente che fanno fastidio. Meno male che abbiamo le pozioni. Ok, riguardiamoci in giro, perfetto, abbiamo trovato altri oggetti, perfetto. Ok, abbiamo trovato tutti i necklace che ci servivano, in realtà ne abbiamo uno in più, ecco perché c'era anche per venderli, che sicuramente si avanzano te lo fa vendere, anche se mi ridavi i contati era meglio. Ho trovato qui un altro oggetto, uno di 5. C'è un sacco di roba da cercare su sto livello. Ok, l'orda dei morti viventi. Quanto mi piace sta cosa che tiro certi corpi, ne prendo 40 tutti insieme. Abbiamo trovato un altro teletrasporto. La cosa non è male. Vediamo un po' dove siamo. Perfetto. Qui stiamo qua giù. Qui c'è un altro. Abbiamo trovato il secondo teletrasporto. A questo punto io direi di salutarci qua con il nostro video. Noi ci vediamo sicuramente al prossimo appuntamento con il nostro Grimdawn. Spero che vi sia piaciuto il video fino a questo punto. Noi ci vediamo come al solito ai prossimi video con altri giochi, altre cose. Se vi è piaciuto il video, sa che l'ho già detto, però lo ridico, mettete un bel mi piace, ci vediamo alla prossima e ciao!